Mister Zinfolino, brusca battuta d'arresto per il Canosa, una sconfitta che non ci voleva nel vostro percorso. Dici bene, una sconfitta che non ci voleva, anche perché prima di una sosta è sempre dura per poterla digerire. Dispiace perché per il buon primo tempo giocato con ordine, dove siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita nel primo tempo e poi fa ad altare di contrattare il secondo tempo. La squadra è apparsa a tratti incapace di creare pericoli, mancanza di brillantezza o semplice stanchezza? No, non sono d'accordo, perché nel primo tempo la squadra ha creato i presupposti per poterla chiudere, perché abbiamo fatto una grossa parata il portiere, altre due o tre situazioni quasi limpide. Dispiace. Nel secondo tempo anche influito l'infortunio di Ibra, ci ha un po' condizionati, perché ricopre bene quel suo ruolo, quindi abbiamo perso fisicità in mezzo al campo e gli avversari su quello hanno creduto. Poi penso che l'episodio del rigore ha cambiato un po' l'inerzia della partita. Però è ovvio che avevamo un po' le batterie scariche. La sconfitta, come ha detto lei, arriva prima della sosta natalizia. Come la utilizzerà? Ma niente, per ricaricare le batterie, perché va detto a questi ragazzi che dal primo giorno che stanno macinando lavoro e chilometri, facendo risultati, perché non dimentichiamo, questa sconfitta brucia tantissimo, però se andiamo nell'economia dei punti fatti in campionato senza la penalizzazione, penso che un percorso più che soddisfacente. Quella di oggi è una battuta d'arresto perché avevamo bisogno di finire in maniera più positiva quest'anno per poter ricaricarci. Non cambia niente, il nostro obiettivo era e rimane quello di ricaricarci e cercare di fare quanti più punti per puntare alla migliore posizione a fine campionato.